Una storia di solidarietà tra nemici e che riguarda un gruppo di indiani. Con l'India c'è ancora quel contenzioso sui Marò pienamente in corso, ma vogliamo tornare alla Seconda Guerra Mondiale e alla segnalazione che ci ha fatto un ex ufficiale della Guardia di Finanza. Una storia di solidarietà tra italiani ed indiani che ci racconta Virginia Lozito. Siamo ad Avezzano, qui durante la Seconda Guerra Mondiale c'era un campo di concentramento per prigionieri di guerra e in questo posto, nell'agosto del 43, i tedeschi trasferiscono 5 soldati indiani catturati in Libia. Tra di loro c'era anche il maggiore Ramchandra Salvi. Noi oggi qui siamo con suo nipote Samar. Dopo l'armistizio dell'8 settembre molti prigionieri scappano, anche suo nonno fugge. Sì, mio nonno riesce a fuggire con i suoi 4 compagni. Corrono senza fermarsi mai per 12 chilometri in piena notte e si ritrovano in un paesino qui vicino, Villa San Sebastiano. Incontrano un angelo inviato da Dio. Il suo nome era Romano Berardi. L'hanno cominciato a nascondere prima in un po' in una casa, poi in un'altra casa, finché si è sparsa la voce, sono arrivati i tedeschi. L'hanno dovuto portare su in montagna. Tenete conto che il paese era pieno di tedeschi. Nella mia casa, al secondo piano, c'era il comando generale della zona e quindi tutti noi si era un pochino spaventati. E poi a Villa raccoglievano da mangiare perché nessuno teneva allora per tenere 5-6 persone. Una volta a settimana toccava anche a mio padre e a mia madre. Tenete conto che in questo paese c'era una miseria, una povertà incredibile. La gente veramente se li è tolto dalla bocca. Nel 1965 suo nonno torna a Villa San Sebastiano per cercare e ringraziare le persone che gli hanno salvato la vita. Sì, quando si è sposato, anche mia nonna voleva venire qui a conoscerli. Una signora bellissima, una donna bellissima, io non me la scordo mai, proprio una principessa. Il maggiore Salvi scrive un libro sulla sua storia e quando il nipote, poi a distanza di anni, viene qui a Villa San Sebastiano, incontra il signor Luciano Gargano, a cui chiede di tradurre il libro del nonno. Qual è la parte del libro che l'ha più colpita? La generosità degli abitanti di questo paese, che a rischio della loro stessa vita per più di un anno hanno tenuto nascosti questi 5 prigionieri indiani. La famiglia di mio marito sono stati incarcerati, devono essere fucilati. Invece poi la sera che sono arrivati gli americani, l'hanno salvati. Papà mi diceva, non dire niente a nessuno. Sapevo che mio padre andava a rischiare, però dentro di me ero orgogliosa di mio padre per quel coraggio, per quell'amore che si ha per gli altri, anche in considerazione che in quel momento questi ragazzi per noi erano i nemici. For me, this village... Questo paese avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Il mio sogno fin da bambino era di venire qui. Ci sono venuto per la prima volta nel 2010 con tutta la mia famiglia. Abbiamo fatto fare una targa per gli abitanti di Villa San Sebastiano che hanno salvato mio nonno. Senza di loro noi non saremmo qui.